usciremo volando! Con questo escamotage, i pennuti del film di animazione Gallina in fuga riescono ad organizzarsi e a fuggire dalla propria prigione. Una rivincita almeno nella fantasia per un animale che nell'opinione pubblica non gode fama di essere particolarmente intelligente. Un pensiero però che non giustifica alcune condizioni in cui è costretto a vivere, come l'allevamento nelle gabbie di batteria. In Italia, come nel resto d'Europa, abbiamo ancora circa 39 milioni di galline che vivono in uno spazio più piccolo di un foglio A4, un normale foglio di fotocopie che usiamo tutti i giorni. Lì una gallina è lo spazio a disposizione. Queste gabbie sono all'interno di capannoni chiusi, vivono la loro vita per circa un anno, sono impilate fino ad 8 piani all'interno di questi capannoni e sono sottoposte ad una luce artificiale costante per 23-24 ore al giorno. In queste condizioni i danni per la loro salute sono ancora più gravi, come osteoporosi, frattura delle ossa e arti deformati. Le diverse malattie vengono poi curate con antibiotici e sostanze chimiche che si trasmettono al prodotto. Vi sono alcuni studi che confermano addirittura che le uova derivanti da sistemi all'aperto hanno, per alcuni aspetti, alcuni valori nutrizionali molto superiori alle uova di gabbia di batteria. Quanto alla legislazione, la direttiva europea del 1999 sulla protezione delle galline ovaiole negli allevamenti ha introdotto il bando delle gabbie di batteria convenzionali a partire dal 1 gennaio 2012. Purtroppo il mondo della zootecnia non si è attrezzato, non vuole fare questo genere di cambiamenti e avremo migliaia di allevamenti illegali che quindi produrranno delle uova contro le leggi europee. Il consumatore invece sta già facendo una scelta. Negli ultimi 6 anni circa 10 milioni di galline sono uscite dalle gabbie. Cosa vuol dire? Vuol dire che grazie alle scelte dei cittadini, con sempre più informati e consapevoli, 10 milioni di galline sono passate da un sistema allevamento in gabbia a un sistema di allevamento alternativo.